Pronto? Sheila, sei tu? Mi senti, Sheila? Sì, mamma, che cosa c'è? Ieri sera mi hai detto di richiamarti. È vero, hai ragione, dimenticavo. Io non mi sento ancora molto bene. Beh, che cosa dice il medico di questa tua misteriosa malattia? Aspetta di vedere le analisi. Allora perché non mi chiami quando hai i risultati? Ho tanta paura. La mia deve essere una malattia terribile. Per favore, Sheila, ho bisogno di te. Dici seriamente? Sì. Ho bisogno di averti qui accanto a me, il più presto possibile. Non sei sola, lì hai tutte le tue amiche, mamma. La signora Artam è morta giorni fa. Gloria ha 80 anni, Sheila, lei deve pensare a se stessa. Mi dispiace, ma io non posso venire adesso. Capisco. Stanno succedendo delle cose alla Forrester che porteranno dei cambiamenti nella nostra famiglia e Erika ha bisogno di me. Ma io non so a chi rivolgermi. Ma tu sei andata avanti senza di me fino ad oggi. E credo che la cosa non sia così grave, quindi per favore non farmi più telefonate come questa. Adesso devo salutarti, mamma. Buona giornata. Ho sentito il telefono, non era per me. No. Aspetti una telefonata importante? No, ma vorrei notizie. Taylor è tornata dalla Scozia ieri sera. Già, è vero. Chissà come saranno andate le cose fra lei e Rich. Ah, non ne ho idea. Mi auguro soltanto che siano riusciti a chiarirsi. Io spero che tu capisca. Papà, non hai alcun bisogno di scusarti con me. Sai, io ti ho visto all'aeroporto col dottor Warwick e mi è venuto in mente di dirlo a Stephanie, che lo ha detto a Ridge. Non è stata colpa tua. Io mi sento responsabile. Ma quello che tu hai visto all'aeroporto non provava niente. James si è presentato all'imbarco, mi ha colto di sorpresa e poi ha insistito per venire. Quindi non avevi intenzione di nascondercelo? No, te l'assicuro. Bene, sono molto felice di sentirtelo dire, tesoro. In effetti è stato un bene che James sia venuto. Non sarebbe mai guarito se non avesse affrontato suo padre faccia a faccia. E credo che il mio errore sia stato un altro. Il modo in cui hai reagito vedendo la foto di Ridge e Brooke? Sì, certo. Ma che cosa potevo pensare, secondo te, vedendo mio marito che baciava quella donna sulla copertina di un settimanale? Forse hai esagerato, ma ha esagerato anche lui quando ha scoperto che il dottor Warwick era con te in Scozia. Già, pensavo che lui mi conoscesse meglio, sai. Dovrebbe sapere che io non gli farei mai una cosa simile. Ma dov'è adesso Ridge? Non lo so. Ieri sera dopo il nostro litigio se n'è andato. E da allora non l'ho più sentito. Non starai pensando che... che abbia dormito da Brooke? Ottima osservazione. Buongiorno, mamma. Ma cosa fai qui? Cosa sto facendo per te? Perché non hai dormito a casa tua con tua moglie? Non lo immagini? Avete litigato e ti ha cacciato? Non esattamente. Ma come sarebbe? Abbiamo litigato e io ho deciso di andar via. Tu hai deciso di andartene? Devi essere proprio impazzito. Non prendertela con me, questa volta non è colpa mia. E di chi è allora, Rich? È colpa di Taylor, mamma. E di quel maledetto James Warwick. Lei ti manca tanto, non è vero? Di chi sta parlando? Ora non vorrai fare il furbo con me, di quella splendida ragazza, Taylor Ace. Come le viene in mente, Maggie? Non continuare a negare, è inutile. Basta guardarti. Quello che provi ce l'hai scritto in faccia. Troveremo un accordo.
lavoro qualsiasi, assistere Victor. Perché ha scelto me? E dargli la forza di non arrendersi. Io non voglio che tu ti arrenda. Hillary. Io sono sicuro di guarire, ma non posso farlo senza aiuto. E aiutarlo a sperare, con tutto l'amore, vero amore. Io ti amo, Hillary. Per non farlo fuggire. Sì, se combatti per noi non ti lascerò mai, Victor. Ma tu devi combattere. In prima TV per i filmissimi. Julia Roberts, scelta d'amore. Domani 20:40, canale 5. Splendido di OMS. Gli uomini preferiscono le OMS. Signora, la macchina è pronta, quando desidera. Grazie, Ambrogio, ma prima avrei un leggero languorino. Vado in cucina a prenderle qualcosa? No, la mia non è proprio fame. È più voglia di qualcosa di buono, vero, signora? Sì, di un Ferrero Rocher. Chissà come ti vengono certe buone idee. Ferrero Rocher soddisfa la voglia di buono. Ehi, questo non è per tutti. Per tutti, è Siemens. Siemens è per tutti. Sì, che è Siemens. Mini, 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 mini. Mini, mini, mini pasticcini. Mini, 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 mini bauli. Mini. Meglio, bauli. Il problema di Nenè è la carie. Le gengive di Giampiero. Che pensiero. Fino a poi con la litosi. Tenebrosi. Tenebrosi. Ma ecco qua, ecco qua, ecco qua. C'è acqua. La tripla protezione. Venire fame? Lo vuole un Kinder cereale? Cioccolato? Grazie, ce l'ho anch'io. Sì, ma nel mio c'è di più. Dentro ci sono latte e cereali, vede? Certo, tanto buon latte con orzo, riso, mais, frumento fanno di Kinder cereali un cioccolato leggero, ma nutriente. Però buono il tuo Kinder cereale. Kinder cereali, ricco di natura, ricco di bontà. Ho scelto Black & Long di Deborah perché voglio ciglia lunghissime. Il suo speciale applicatore tira, rinforza e curva le mie ciglia ad una, così le mie ciglia sono lunghissime. Esagerate! Con Black & Long di Deborah io sono bellissima. Mon chéri, è come la felicità. Dura un attimo, ma è così intenso. Se quando lo mangi, chiudi gli occhi. Vedrai il paradiso. Mon chéri, è un caldo benvenuto. Io ci sento il fuoco dentro. Sono tanti anni che ci gustiamo in Mon chéri. Ed è sempre come la prima volta. In Mon chéri ci sono tanti piaceri. Il fresco, il forte, il cioccolato. Mon chéri, tanti piaceri in uno. Il parere di un uomo che conta. 1. È nata a Pizzaforno Findus. 2. Ne paghi. 3. Ne sforni. 4 formaggi e margherita. 5 minuti per cuocerla. Pizza forno è solo Findus. 6. Buono, buono. 1, 2. Oh! C'è un solo filo che unisce resistenza, morbidezza, licra e filati pregiati. 1, 2. È il filo di Filodoro. Filodoro, il filo che fa la differenza. Allora, l'altra volta avevo chiesto alle nuore se si fidavano della suocera. Ci hanno telefonato le suocere, hanno detto: ma noi ce lo chiedete se noi ci fidiamo delle nuore o delle future nuore, meglio? Sapete se hanno il nostro gradimento? Nessuno lo chiede?
perché non le mettiamo alla prova? Certo, mettiamola alla prova. Il numero ormai lo sapete, 0769-64331. Chiamateci, Complotto e Famiglia, anzi, noi ci vediamo fra poco dopo Sbeautifus. Sono solo pochi giorni che se n'è andata. Ti sembrano settimane, immagino. Mi sembrano mesi. Tu le sei molto affezionato, caro. Questo è piuttosto evidente. Non potrei nascondere quello che provo per Taylor, neanche volendo, Maggie. Ma perché dovresti farlo? Insomma, mi sembra che anche lei sia molto legata a te e lo ha dimostrato. Lo crede davvero? Jimmy Warwick, stai diventando rosso. È inutile mentire. Lei mi conosce troppo bene. Taylor mi ha cambiato la vita, sa. Ma in meglio, ti assicuro, almeno a giudicare dalle apparenze. È vero, io stavo affogando e lei si è buttata in acqua per salvarmi. Credo che tu sia fortunatissimo, Jimmy Warwick. Non è fortuna, è una benedizione averla nella mia vita. Ti sei divertito ieri a pesca con tuo padre? Tanto. È un sogno che è diventato realtà, finalmente. Tuo padre mi ha raccontato tutto. Oh, Damon era così eccitato. Lo era davvero? Sì. Stiamo imparando a volerci bene come padre e figlio dovrebbero fare. E cominciamo a capirci, anche questo io lo devo a Taylor. Devi fare in modo che lei lo sappia, caro. Lo voglio fare. Tu tieni a Taylor, vero? Moltissimo. Allora non essere timido. Va fuori e gridalo a tutto il mondo. Ah, Maggie, non è così semplice. C'è qualcun altro, James? Sì, esatto. Per Taylor e anche per me. Io ho un'amica che è molto malata, Maggie. A dire la verità è più di un'amica. Si chiama Sofia e io tornerò da lei tra pochi giorni. Parlami di Taylor. Sai, James, prima di partire lei mi ha detto di avere un marito che l'aspettava a casa, in California. Il suo è un matrimonio infelice. Povera, dolce ragazza. Io so che merita di più. Certo. Non merita un marito che la inganna continuamente e non condivide la sua passione per la medicina. Oh, ma deve essere proprio un tipo spregevole, allora. Esatto. È l'uomo sbagliato per una persona come Taylor Hayes. Taylor e Warwick hanno una relazione? No, da quello che dice mia moglie. Beh, ma perché non dovremmo crederle? Senti, io non so che cosa ci sia esattamente fra quei due, però so che c'è una certa intesa. Ridge, si conoscono da anni. Lui era un suo insegnante alla facoltà di medicina. No, c'è molto di più. Ne hai le prove? Sì, sfortunatamente ne ho una. Ma che genere di prova hai? Ieri sera Taylor mi ha aperto gli occhi. Lui l'ha baciata. James Warwick ha baciato mia moglie. E chissà cos'altro ha fatto. Ma tu sei pessimista sul futuro di Taylor e Ridge? No, sono solo cauto. Ma sai, mi consola il fatto che una delle cose che quella coppia sa fare meglio è comunicare. Naturalmente non parli delle ultime settimane. Ma perché sei così dura, Sheila? A me sembra di essere molto realista. Sarebbe meglio dare loro il nostro appoggio. Tesoro, non puoi biasimare la mia onestà. Parli come se volessi che quel matrimonio finisse. Io vorrei l'armonia in famiglia. E al momento non esiste. Beh, ma sono convinto che Ridge e Taylor stiano bevendo una tazza di caffè adesso, ridendo di questa assurda situazione. Mi spiace, vorrei condividere il tuo ottimismo, ma non ci riesco. Non volevo farti venire questo. No, papà, non preoccuparti, era già venuto in mente anche a me. Ma poi mi sono ricordata che Brooke è a Big Bear con i suoi figli. Ridge potrebbe aver passato la notte da sua madre. Lo so, certo, ma anche averlo sospettato è grave. È assurdo che abbia solo pensato una cosa del genere. Credo che un matrimonio debba avere basi ben più solide. La mancanza di fiducia può essere fatale anche per un ottimo rapporto. Credi davvero che ci sia la possibilità che tu e Ridge vi separiate? Il nostro matrimonio ha dei problemi seri, ha dei problemi enormi. E allora devi lottare per risolverli. È quello che intendo fare. Lo vuole anche Ridge?
Ridge ed io potremmo risolvere tutto. Le vere difficoltà sono create da qualcun altro. Stai parlando di Brooke? Oh, sì, certo che sto parlando di lei. Quella donna ha cercato di creare problemi al nostro matrimonio fin dal primo giorno. Ma hai tentato di farlo capire anche a lui. No, puoi credermi, è tutto inutile. Devi provare ancora. Ma c'è un altro problema. Qualcosa è cambiato mentre eravamo in Scozia, fra James e me, purtroppo. Non vorrai dirmi che... Lui mi ha baciato, papà. Io ero molto vulnerabile in quel momento. Mi ha preso fra le sue braccia e mi ha baciato. E io l'ho corrisposto. Come sarebbe a dirgli corrisposto? C'è stato soltanto un bacio fra noi due. Ma sarei una bugiarda se ti dicessi che la cosa non mi ha coinvolto. Ora capisco perché Ridge se n'è andato via. È stato un incidente di percorso. Mi devi credere, per quanto mi riguarda, io non commetterò mai più un simile errore. Ne sei proprio sicura? Ne sono assolutamente sicura. Ma temo che Ridge non ne sia convinto. Lui non mi ha dato neanche il modo di spiegarglielo, ma sono sicura che chiariremo questa storia. Noi due ci amiamo troppo per distruggere tutto in questo modo. Forse ieri sera non eravate dell'umore giusto. Penso proprio di no. Ma come ti ho già detto, questo non è il solo problema fra Ridge e me, e non lo sarà mai. Finché ci sarà Brooke nella nostra vita, il mio matrimonio sarà sempre e comunque in pericolo, capisci? Lei vuole mio marito e non c'è niente che io possa fare o dire per farle cambiare idea. Tu come sai che l'ha baciata? Te l'ha detto lei? Non ce n'è stato bisogno. Spiegati meglio. All'improvviso mi è venuto in mente di chiederle se lei e Warwick si erano baciati. E Taylor non l'ha negato? No, non l'ha negato. Non mi servono altre prove. L'ho guardata negli occhi e lei non ha negato. Il mio sospetto è più che fondato, te l'assicuro. Beh, mio caro, io sono convinta che se si sono davvero baciati sia stato un bacio innocente. Come puoi difenderla se non conosci i fatti? E tu perché invece la accusi non sapendo come sono andate esattamente le cose? Spiegamelo. Loro hanno diviso una camera d'albergo per 3 lunghe settimane, mamma. Oh, e sai dirmi oltre a quel bacio che c'è stato? Non lo so. Tu questo non lo sai. Ma che differenza può fare? Lui l'ha baciata e chissà cos'altro è successo. Probabilmente non c'è stato altro. Però tu sei fuggito subito da casa senza darle neanche il tempo di spiegarsi. Non mi interessano le sue spiegazioni. Beh, faresti meglio ad ascoltarle se vuoi salvare il vostro matrimonio. Sempre che valga la pena salvarlo. Non devi parlare così. So che non lo pensi. No, che non lo penso. Scappare non serve a niente. Cerca di ragionare. Non devi farti prendere dalla rabbia. Torna a casa da tua moglie e tenta di parlarle. Secondo me voi due avete diverse spiegazioni da darvi. Pronto? Sì, sono io, sì. Chi parla? E sono la madre di Sheila. Sono Molly Carter. Molly, è un vero piacere sentirla. È passato del tempo. Sì, infatti. Ma come sta? A dire il vero, non sto troppo bene. Mi dispiace tanto, Molly. Sono malata. Non sarà niente di grave. Ora, purtroppo, io sono completamente sola. Perciò per me è tutto ancora più difficile. Sheila sa del suo problema? Eh sì, l'ho chiamata anche questa mattina per parlargliene. A me non l'ha detto, però. Sarà passato di mente. Ma cosa le ha risposto? Senta, Eric, io non voglio interferire nei vostri affari di famiglia, mi creda. Non dica così, fa parte della famiglia anche lei. So che Sheila in questo momento deve starle accanto. Gliel'ha detto lei? Mi ha detto che sua posta è lì a Los Angeles con suo marito e in situazioni normali sarei d'accordo, ma vede, ho tanto bisogno di Sheila. Mi accontenterei di qualche giorno. Pensavo che potesse parlarci lei e convincerla a venire. Certo, Molly, le assicuro che farò del mio meglio. Stia tranquilla, riuscirò a convincerla. E mi chiami se ha bisogno di qualcosa, qualsiasi cosa. La ringrazio moltissimo. Lei è davvero gentile. Buona giornata. Chi era al telefono? Tua madre. Mia madre. Mi ha detto di aver parlato con te poco fa. Sì, abbiamo fatto 2 chiacchiere, Eric. Mi ha chiamato anche ieri sera. Sai, l'ho sentita un po' strana, penso che non stia bene. Sta tranquillo, tesoro.
Puoi credermi, mia madre è la persona più sana che io abbia mai conosciuto. Vuole soltanto essere consolata. Io non ho avuto questa impressione. Non è una cosa seria. Scusa, ma stiamo parlando di tua madre. Eric, mi sta molto a cuore la sua salute. Allora va da lei, ha bisogno di te. Credimi, non c'è proprio niente di cui preoccuparsi. No, mi preoccupo molto. Ma come puoi trattarla in questo modo? Sheila, cosa c'è che non va fra te e tua madre? Ora voglio saperlo. Voglio sapere tutta la verità. Che cosa starà facendo Taylor in questo momento? Beh, lei starà pensando a te, non ho dubbi. Vorrei poterle credere. C'è un modo semplice per scoprire se ho ragione io. So che ha bisogno di me, Maggie. Adesso più che mai. È tornata tra le braccia di un uomo che non la merita. Vorrei tanto poter fare qualcosa per lei. Jimmy, io ho molta fiducia in te e sono sicura che troverai il modo per farlo. Taylor, sei in casa? Pronto? Taylor Forrester, per favore. Chi la vuole? Sono un suo paziente. Mi chiamo Warwick. James Warwick? Sì, esatto. Taylor è in casa. No, non è in casa. Ha davvero un bel coraggio a chiamare qui, bastardo. Come, prego? Ha capito bene. So tutto di voi due, Warwick. Cerchi di non importunare mai più mia moglie, è chiaro? Sono un suo paziente, signor Forrester. E non posso interrompere la mia terapia. Invece lo farà. Le proibisco di chiamarla, di vederla e di continuare a torturarla in questo modo. Sono stato chiaro? No, no, ho paura di no. Che cosa ha detto? Ho detto di no. La mia terapia non è ancora finita. Sua moglie ha fatto dei veri e propri miracoli con me. Dobbiamo continuare a lavorare. Taylor è un grande medico, mi creda. Ed è anche una donna meravigliosa. Le do un consiglio da amico, bastardo. Stia lontano da mia moglie o la farò a pezzi. Sarò a Los Angeles tra un paio di giorni. Per favore, dica a Taylor che non vedo l'ora di incontrarla. Non ha capito, Warwick. Warwick! Ehi! Ma ce n'è un'altra.